strada, perché è proprio da un giudizio sulla realtà da cui, appunto, da cui vorrei partire. Buongiorno a tutti. Sono piombato dalle Alpi, spero per non tediare troppo l'uditorio e non spaventarlo, però se possiamo partire Sì, magari con certo. le diapositive, Corrado, ti ringrazio. Non so voi, ma io ho la sensazione che da qualche tempo a questa parte, casualmente da circa 3 anni, siamo piombati in un mondo finto. Io credo che stiamo vivendo una finzione che interessa un po' tutti gli ambiti e, poveri noi, anche e forse soprattutto la sanità, che è l'ambito da cui provengo. Non che la cosa fosse nuova, perché già nei tempi passati qualcuno aveva parlato di mondo alla rovescia, dove la lepre porta come trofeo il cacciatore, oppure nelle miniature medievali, nelle xilografie del Settecento, vediamo raffigurate cose che ci sembrano fuori dal mondo, quindi un mondo alla rovescia. Poi c'è stato qualcuno che è stato tacciato anche di dilettantismo perché ha parlato di mondo al contrario e su questo ha avuto un grande successo. I due giovani hanno scritto questo libro contro natura, non pensando che qualcuno in modo molto più professionale e anche molto allettante dal nostro punto di vista ha toccato un punto veramente molto delicato, anche relativamente a temi che interessano principalmente la nostra salute. Quindi abbiamo avuto anche dei riferimenti letterari molto importanti da questo punto di vista. Nel 1949 questo genio inglese, George Orwell, ci ha scritto questo testo 1984 che è ritornato improvvisamente, prepotentemente alla ribalta di questi tempi, preceduto a sua volta da un grande romanzo di Robert Benson, Il padrone del mondo del 1907, e a cui è fatto seguito nel 1932 questo saggio che ripercorre, o per meglio dire, in questo caso, anticipa nettamente i temi della distopia che ci siamo trovati a vivere in questi tempi. Avanti pure. Per cui il mondo finto, dicevo, ha toccato moltissimi ambiti. Ha toccato l'ambito della lingua, per questo ho scritto un piccolissimo saggio intitolato Piccolo dizionario della neolingua, perché proprio si è fatto uso dei termini per cercare di manipolare le persone, la mente delle persone. Ma purtroppo questo mondo finto ha interessato anche la Chiesa, purtroppo, ha interessato e tutto il mondo dei media, anche la ricerca, la politica e quant'altro, tutti i temi che vediamo qui rappresentati, in cui veramente si è fatto sfoggio di una capacità incredibile di ribaltare la realtà. E mi ricollego a quello che diceva saggiamente il nostro uomo di legge, l'avvocato Fontana, quando dice che veramente ci siamo trovati di fronte a un ribaltamento dei temi in vari ambiti, per non pensare poi all'alimentazione, adesso ci fanno mangiare anche i grilli e le locuste e quant'altro, come siamo ritornati forse novelli San Giovanni Battista, ma lui lo faceva per fede e per penitenza, questi lo fanno forse con ben altri intenti, no? Pensiamo anche all'ambientalismo, all'ecologismo, che chi più dei cristiani non ha a cura la salute del creato? Ci è stato affidato nelle mani, come possiamo disperdere un patrimonio di questo genere? No? Ma oggi tutto viene truccato, anche qua viene fatta una finzione di quello che è veramente il rispetto e l'amore per la creazione, no? E cercando così di traghettarci anche in certi ambiti, come per esempio l'acquisto delle automobili. Non pensando poi che questo ha dei risvolti veramente molto inquietanti su quello che è il nostro stato di salute, ma anche la sicurezza personale. Il mondo finto, dicevo, ha toccato violentemente, pesantemente anche l'ambito medico o sanitario, che dir si voglia.
ci hanno detto che dovevamo vaccinarci con un prodotto che è ben diverso da un vaccino, è un prodotto sperimentale, ormai è stato acclarato da tutti i punti di vista, e ci hanno bombardato veramente la testa con un uso sapientissimo ma anche malvagio del linguaggio, e qui ritorno all'ambito che è più strettamente mio. Pensiamo al fatto dell'imposizione di protocollo. Il protocollo è diventato il Vangelo, per cui noi dobbiamo attenerci a cose che magari sono anche sbagliate, ma dobbiamo attenerci a quello. Il paziente problematico o con uno stato di salute un po' pericoloso, che prelude a cose pericolose, è stato denominato fragile. Adesso non si dice più che il paziente è in condizioni critiche, ma è fragile. Forse fragile è la personalità anche di noi medici, è diventata una personalità fragile, senza contare poi quello che è, con termini inglese che suona sempre meglio, no? Best interest, no? Il migliore interesse. Pensiamo solo alla vicenda attuale della povera Indy, che è stata preceduta da ben altri casi, ma ci chiediamo, il suo migliore interesse era forse vivere circondato dall'amore dei suoi genitori finché il Signore ha pensato a lei di farla restare in vita, oppure il migliore interesse è quella di sopprimerla? Non so, anche qui è una finzione, è una cosa inquietante. Avanti pure. Ecco. E poi ci hanno detto, attraverso questo draft, questo provvedimento che è stato preso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che adesso più che persone dobbiamo diventare identità digitali. Questo è veramente il punto finale, forse, o per meglio dire, forse è l'inizio, il punto finale di un'umanità che stiamo perdendo, è il punto d'inizio di quello che è il transumanesimo, che sta avanzando a grandissimi passi. Per cui anche nella sanità si sta facendo largo. Il avvocato Fontana oggi mi ha detto una grande novità di cui io non ero a conoscenza, di questo modulo che danno da compilare. Fortunatamente, forse noi, perché stiamo sulle Alpi e quindi siamo già un po' più distanti, allora forse arriva con un po' di ritardo la cosa. Però è veramente inquietante anche questa cosa. Tutto è schedato, tutto è un chip, tutto è rigidamente regolato da questo mondo digitale. Quindi siamo un po' ripiombati nella condizione di quei prigionieri che abitavano la famosa caverna di Platone, e siamo diventati, ci hanno fatto diventare una umanità che è perplessa, che è sconcertata, come si vede in questa figura a destra, che non ha più il contatto con la realtà vera. Per cui ecco il mondo finto, no? È arrivato fino a noi, e noi siamo sottoposti a questo grande pericolo di non poter vedere più i confini della realtà, la realtà vera, ma viviamo come in una sorta di bolla che qualcuno tiene in mano. Avanti. Per andare sui numeri, voi pensate che in 15 anni abbiamo perso qualcosa come 15.000 medici di base, e alla sanità sono stati sottratti in 10 anni, governante la sinistra e i famosi tecnici, qualcosa come 37 miliardi sottratti alla sanità. Poi ci si straccia le vesti perché i tempi di attesa sono lunghi, perché le prestazioni non sono più garantite, ma guarda un po'. E quindi è diventata anche l'ultima voce di spesa del famosissimo e laudatissimo PNRR, del PNRR, preceduta da temi assolutamente vitali come il gender, per esempio, o la trasformazione digitale. Questo è lo stato attuale delle cose. Poi, dal punto di vista anche normativo, per meglio dire dell'etica della professione medica, qualcuno aveva già in passato
circa 10 anni fa, aveva lanciato degli allarmi perché si era paventata la modificazione, il cambiamento del codice deontologico. E tra gli obiettivi c'era anche quella della sparizione del giuramento di Ippocrate. Quindi, in verità, è uscita la versione aggiornata risalente al 2018 del codice di deontologia medica, in cui qualcuno ha fatto retromarcia e si dice il medico deve prestare il giuramento. Questo però è scritto, ma non sempre si fa. Poi ci sono alcune espressioni che sottopongo al vostro giudizio. Secondo voi il lavoro del sanitario, la figura del medico, torniamo pure indietro, grazie, è ancora contornato o caratterizzato da libertà, indipendenza, autonomia, responsabilità? Sottopongo al vostro giudizio questi passi che sono tratti proprio dall'ultima versione del codice deontologico. C'è una differenza, secondo voi, vi lascio leggere, tra quello che è scritto qua e quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto qualche tempo fa? Qui si dice che il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso. Quante volte voi vi siete trovati privati di una reale assistenza? Avanti. Ma ancora, la prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche. Questo è un punto veramente molto scottante, perché ne abbiamo sentite e lette veramente di tutti i colori e queste sono state spacciate per evidenza. Ma ho messo in rosso, per segnalare l'allarme, quello che leggete qua, cioè che il medico è tenuto alla conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti. Tutti noi, è vero, abbiamo potuto constatare la verità di questo? Ve lo domando. Ma che il medico segnalasse tempestivamente tutti gli effetti avversi, è forse successo? Dov'è finita la famosa farmacovigilanza? Attiva e passiva. Passiva lasciata al buon cuore e anche alle capacità tecniche di persone che non sapevano nemmeno come cominciare a fare questo. Quindi ci sono stati prescritti dei farmaci che hanno superato esclusivamente le fasi di sperimentazione, tutte le fasi di sperimentazione, con un prodotto sperimentale? Sono domande che io pongo. E quindi il medico non doveva adottare né diffondere terapie segrete. Vi risulta che per caso i preparati fossero coperti dal segreto militare? Ah già, avanti. Bene, attenzione a questo, scritto in caratteri enormi. L'acquisizione del consenso del dissenso è di esclusiva competenza del medico, come leggete qua, non delegabile. E il medico non dovrebbe o non deve intraprendere né proseguire in procedura diagnostiche e o terapie senza la preliminare acquisizione del consenso informato. Il consenso che ci è stato sottoposto era libero e soprattutto informato? Avanti. Perciò, dopo la pars destruens, cerchiamo di arrivare al punto di dove vogliamo andare noi. Noi vogliamo andare in tutt'altra direzione, o meglio rispettare quello che il codice deontologico prescrive. Perché noi sì abbiamo prestato un giuramento e quindi noi vogliamo tenere fede a questo giuramento nell'interesse non nostro, ma delle persone che ci vengono affidate. Quindi, grande compito educativo di Liberi in Veritate tocca anche questi temi, per cui nei presidi, nelle trasmissioni che teniamo anche sul canale, per esempio io e Paolo Gulisano, mio illustre collega, teniamo mensilmente sempre una rubrica dedicata ai temi della medicina per cercare proprio di ripristinare, di rifare quello che la figura del medico dovrebbe rappresentare. Poi una grandissima attenzione alla prevenzione. La prevenzione è stata forse totalmente abbandonata.
noi ci troviamo di fronte adesso a delle situazioni che potevano benissimo essere previste con un'accurata anamnesi, con un accurato piano diagnostico. E poi soprattutto vogliamo andare sempre di più a una personalizzazione della cura medica avanti. Per cui questo sforzo che io sto conducendo sia con i medici di brigata, qui c'è un illustre anche rappresentante, la mia collega Paola, e attraverso il sodalizio San Giuseppe Moscati, di cui immeritatamente sono il direttore scientifico, dove stiamo cercando proprio attraverso anche un osservatorio delle medicine complementari di fare il punto sulla situazione e soprattutto per ripristinare una medicina che rispetti i principi etici cristiani, una medicina orientata cristianamente avanti. E quindi qui abbiamo una grandissima maestra di 800 anni fa, Santa Hildegard von Bingen, la Santa Hildegarda di Bingen, che è dottore della Chiesa grazie a Benedetto XVI, di cui io sto cercando di praticare proprio quello che è il suo patrimonio enorme di conoscenze mediche e di soluzioni anche mediche. Avanti pure. Ecco, e quindi anche il recupero di tutta quella che è la grandissima tradizione e la conoscenza della fitoterapia, che nell'Hortus Conclusus del Medioevo veniva spinta, e attraverso la coltivazione delle piante, l'estrazione dei principi attivi, che, intendiamoci bene, non vuole essere l'unico metodo di cura, ma vuole comunque entrare a far parte del nostro ventaglio terapeutico per dare più possibilità alla medicina di colpire l'obiettivo, di andare sul bersaglio giusto e anche soprattutto di non causare degli effetti collaterali e un danno magari maggiore, credendo invece di curare. Avanti pure. E io ho voluto terminare, forse anche la mia lunga presentazione, con un video che ho voluto sottoporvi. Abbiate la pazienza di guardarlo, perché secondo me è un piccolo capolavoro e vorrei che questi principi liberi in veritate li riprendesse in qualche modo. È un estratto da un film notissimo che forse tutti voi avete visto, ma che riassume molto bene quello che è da una parte la deriva e dall'altra parte invece la luce che si apre. Vediamo se riusciamo. Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro? Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith. Oh, complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha. Oh, ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore. Scandaloso. A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore. Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse? Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e, Dio non voglia, perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina.
Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare. Signora Adams, e non aspettate di essere in corsia per riacquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare, parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita. Signor Adams! E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi, stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare. Signor Adams, io pretendo che lei si rivolga alla commissione. Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore. Io volevo diventare medico per assistere il mio prossimo. E per questo motivo ho perso tutto. Però così ho anche guadagnato tutto. Ho condiviso le vite dei pazienti e del personale dell'ospedale. Abbiamo riso insieme e pianto insieme. Questo è ciò che voglio fare nella mia vita. E Dio mi sia testimone. Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo. Diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto. Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare. A voi la scelta, avermi come collega di lavoro, passionale, oppure avermi come voce fuori dal coro, sincera e determinata. In entrambi i casi verrò forse considerato una spina. Ma vi prometto una cosa. Sarò una spina che non riuscirete a togliere. Questo è tutto? Spero di no, signore.